dice che sono figlio della merda. Guarda attentamente. Al mio 3 tu donerai 500.000 euro sul postpay di Arcade Boys. 1, 2, 3. Vai! Dammi il cellulare. È tuo! Dammi il mio cellulare! E che cazzo vuoi da me? Devo donare! Sta dicendo! Devo donare! No, era per loro da casa! Allora, la prossima volta stai attento. Sbloccati, sblocca, sblocca! Grazie, Barbara. Stavo disevolvendo. Allora, per raga, donare 500.000 euro sul postpay del Billy Arcade Boys, grazie per le donazioni. Poi fatturiamo. Allora, raga, è arrivata la letterina. È arrivata la letterina alle leggi te. Affanculo. Vedo che dopo sta buffonata che ho fatto mi è venuto il mal di cuore. Minchia. Oggetto. Va a far culo, fammi leggere. No, ha scritto la mail, poi l'ha stampata e ci ha inviato la letterina. Esatto. Che mica stronzo. Oggetto. Ciao, sono Memor. Ciao. Vengo da un paesino della Sardegna. Memor. Lo scuro signore della memoria, dell'ipnosi, della memoria. Ecco perché la gag Memor, memoria. Questo è un demonic. Dio, così volevo donare. Questo è un tuo pensiero, Memor. Vi sto inviando questa mia canzone fatta con un producer rock rap della mia città con cittadini. No, solo il beat è rock rap, il producer è... Allora, io sto leggendo, non mi distrarre. Vi stampo questa mail per mandare... Oh, posso leggerla io? Dai, ti spoilerò. Vi stampo questa mail perché sono molto interessato alla vostra opinione. J. Rolly è il beatmaker. Ma fa culo. Davide, sta roba, visto che non si può leggere neanche la mail. Ma dai, ma perché? Scusa, io non posso leggere la mail. No, la leggi tu. Sento qualcosa da ieri sera. Che cazzo di ieri? Scemo di merda. Mettete il loop. Quanto mi piace la reaction preview, raga, posso fare il cazzo che voglio. Sì, occhio alle letterine. E quello c'è già. Basta! Vai! Memor, tabacco, prodotto J. Rolly. La vita si compone di immagini, fotogrammi, simboli, parafrasi. Il compito che ci fa un'altra letterina. Quanto esseri umani. Il problema che ci spetta, quanto esseri umani, non è non avere compiti e viverla come meglio ci aggrada. Ma come cazzo parli? Prima di essa rimane solamente un mozzicone. Che è tabacco? Tabacco, mozzicone. Tabacco non... è la canzone. Perché non parli come mangi? Non mannaggia al cazzo. Non so, Memor, hai rotto il cazzo. Vuoi fare finto, allora, finto acculturato? Ehi. Non ti si aggrada. Il video è fatto strano, tipo... Sta fumando un gessetto. Sì. Comunque più contenuti di Zoda, Bello il beat, piace un botto. Rock metal, rap. No, rock, rap, rock. Tutto così il video. Cerca gli occhi, te morta, cade a pezzi. Brunelleschi, da una tomba. Brunelleschi. Il nome perso, mai. Morire in battaglia, sopra il sangue del nemico. Non ci è dato in questa fottuta nasea. Wow. Canne di fucile, di una lama filata. Perché si regge sul manubrio. Prendi un soldato in braccio alla tua carabina. Ma ricorda il mio sorriso, pungi anche tutto giri. Senza il verso come un rito. Apriti, prego. Chi mi ricorda? La retorica. Ma perché il ritornello così svuotato? Minchia, ma poi nella letterina che poi hai fotocopiato dall'email per mandarci sia l'email che la letterina in cartaceo, in duplice copia, c'è scritto che la produzione J. Rolly aveva fatto rock rap, che noi siamo in fissa. Ma doveva aprire con le chitarre il ritornello. Ma no, ma magari c'è uno special. E poi il video, perché mi hai skippato la sigaretta indietro e non la lasci consumare fino alla fine? Questa terra che ride delle fortune, la loro fune che bella in mezzo al mare dell'odio e dell'apatia. Ma ci credo, ci credo, ma in tanta foca. Mi è piaciuta che non l'ha chiusa, però ma stranito, però non ha sacrificato il senso del testo. Mi ricorda qualcuno ma non mi viene in mente chi. Ma infatti buona svuota, secondo me se la faceva crossover era meglio. Dei cori, cioè quando riprende la strofa, cioè quel giro, sì, di quel fil di batteria. Doveva aprire. E poi apriva. No, allora. Queste membra stanche pensano fibra tramortito. Non qua si botto. Il condottiero cade con i suoi mostrini. Mentre tutto nel disordine è tipo pallini verso l'ancora. Bella come l'ha presa dopo. Ma la stesura non è male per niente. Il video mi ha fatto. Mi sta facendo giocare i coglioni. Perché non finisce? Perché tu sei autistico, avresti voluto finire la fine, invece questa ricomincia. Eh no. È il disturbo che devi avere nella cazzo di testa. Devo. Pensa ai tuoi disturbi. Come il telefono.
Comunque no, vabbè, a parte il ritornello che me l'aspettavo più metal, la produzione non è male. La stesura è bella perché non ha una metrica scontata o banale. Il flow ricorda la fibra, vuol dire le chiusure A, B, A, B, poi c'è A, A, B, B, poi c'è A, C, B, A, C, B, A, B, C, A, C, D, E. Così, no? Non so se avete... Acab, no, eh? No, noi siamo simpatici alle guardie, soprattutto a te, amico delle guardie. Ehi. E poi minchia sottoscrivono tutti amico delle guardie, non lo sa. Allora, andate Fade sotto, è una brava persona, ma sotto non amico il video di Memor Tabacco prodotto J. Rolly, scrivete Fade amico delle guardie. Ehi. Comunque J. Rolly, tu mi hai mandato la letterina tramite Memor, che è stata fotocopiata dalla mail, e mi scrivevi: comunque parlo, guarda, io ho questa cosa che sto in fissa a fare le produzioni anche tipo Kid Rock, però di rock ne capisco quanto un cazz proprio. Così, certo. Proprio quanto un cazz. E mi dice: se magari mi dai due dritte o questo problema, cosa faccio? Io te lo dicevo: apri, metti delle chitarre. C-rock, sai cos'è la mia paura? Che se avesse, visto che era già tanto rock la strofa, hanno paura mettere, delle però veniva fuori poi un prodotto crossover e magari hai più in ma bisogna papà. Osare chi osa vince. Io avrei osato, si può dire chi osa vince. Io ho paura che non è il momento storico, però raga, se tutti i motti e le grafiche fighe li hanno già presi, io non è che è vero. Ma facciamo sta cosa, possiamo per favore appannaggio, non è che è appannaggio. Sai cosa diceva Tolkien? Tu non puoi passare. No, Tolkien diceva: minchia, quello sfigato di Hitler sta prendendo tutte le cose fighe della mitologia norrena e nordica e le sta sporcando, adesso io non le posso più usare, mentre sono una ficata. Così diceva? Sì. Ma non è morto prima Tolkien di Hitler? Non mi ricordo. Sì, dal dispiacere, credo. Ho capito. E quindi io basta, questi appannaggi culturali. Prendete un po' con le pinze i periodi storici e le date che vi diamo, perché non siamo proprio studiati, ecco. No, io sono sicuro di quello che dico. Basta con questa cosa che tu devi prendere i beat e fargli così alla cazzo di cane. La registrazione poteva essere fatta bene, però mi è piaciuta molto la stesura e il fatto che non ha usato né autotune né cose molto alla moda, che esatto. Sai cosa diceva Oscar Wilde a proposito della moda? Ah sì, che veste solo puttane, se non sbaglio. No, non credo sia Oscar Wilde, credo che quello sia Califano. Diciamo che la moda è così brutta che grazie a Dio cambia ogni anno. Ecco. Quindi non seguite le mode. Bravo Memor, magari la prossima volta sta sigaretta la sta fotte. Oh Memor, so quanto è difficile uscire da un paese. Sì. Soprattutto che non è né dentro la penisola. Sì, anzi, infatti la Danimarca è molto angusta. Ancora cosa Danimarca. Per i rapper emergenti, ricordiamo. Però noi abbiamo un ragazzo che è Sina, che si sta facendo sentire e non ha paura di osare, di provare un suo stile. Voi avete le capacità, perché si sente che c'è della capacità. Sì. Continuate, spaccate i culi, mi raccomando. Quando perché... non sai qualcosa chiedi. Esatto. Non abbiate paura di osare, non avete paura di provare. Noi siamo fiduciosi che i ragazzi con la loro voglia spaccheranno in un futuro. Infatti no, allora ragazzi, questo poi è una cosa che a noi è piaciuta tanto, questa canzone, perché ci ha ricordato ai nostri tempi, quando facevi i demo un po' buttati così, no? Registrati male, perché poi chi ascoltava la mega produzione, sì, faceva piacere, ma non era l'importante. Si ascoltava proprio il testo, la foto, esatto. Ascoltava quello che aveva uno da trasmettere. Quindi ci ha riportato a 20 anni fa ed è una cosa figa. Però magari registra meglio. Ciao, Aliu!